E ciao a tutti da Sony Lady Tech, dal vostro Luca DNG. Bentornati per un'altra puntata di Dracula 2, l'ultimo santuario. Ci eravamo fermati davanti a questo fuocherello ed ora che ci siamo riscaldati per bene direi di proseguire. Va bene, ma potremmo anche restare qui ancora a cuocere qualcosa sopra le fiamme. No, tra l'altro è stato fatto anche bene perché sembra diviso in quattro, vedi? Sembra un po'... Vabbè, non ho capito la dinamica. Questa chiave c'è sempre stata, si poteva già vedere anche prima. No, era buio e quando è buio non te la fa prendere, okay. Ovviamente. Ok. Oddio, c'è quella parte che odio. Oddio. Sì. Beh, veramente la odio. Mi raccomando, nei commenti scrivetemi se la odiate anche voi. È facile morire. Solidarietà. Speriamo di farcela al primo colpo, così non sprechiamo tempo. Oddio. Mamma mia, devo fare tutto in fretta. Vai, gira questo. Dov'è il segnalino? Dov'è? Cavolo. Eccolo, ok. Su, su. Dio, non lo trovo. No, no. Ok? Mi... Ma mo va fatto un'altra volta, se non mi sbaglio. Devi passare nel buco che c'è sotto. Dai, dai, dai. No, è quello che c'è da quello? No, è quello sì, là. Sì, qua, qua. Ok. Vai. Ringraziamo la versione per PC che è velocissima, perché se l'avessi fatto per PS1 il game over l'avrei sicuramente fatto, di sicuro, proprio. Non ho problemi ad ammetterlo. Siamo tornati. Sì. Qui nel... Si spera per l'ultima volta. Perché è un posto bellissimo. Abbiamo gli incubi di questo postaccio. Io no, io mi trovo bene. E cosa siamo venuti a fare? Lui si trova bene. Ad aprire questo. Io mi trovo bene, ma hanno già rinchiuso molte volte in un manicomio così. Ma di che parli? Riesco sempre a scappare, però. Che simpatico. Qui cosa andava messo per prima questo? No, può essere? Ricordo. Sì, sì. Ok, qui non richiede altro. Questo. Mi ricordo niente qua. Sì, il foglio. Eh? Non dirmi che si blocca. Ah. E abbiamo avuto la copia, insomma. Che ci fa vedere come impostare... Sì, queste cose. Che andremo a fare subito, così lo facciamo capire anche agli altri. Allora, devo leggere. Le mie ricerche si sono arenate. Dopo aver passato mesi su questo apparecchio, devo arrendermi all'evidenza. Mi manca un parametro per far funzionare la mia macchina antivampiro. Da quando Mina fu infettata dal mostro nel 1897, non ho cessato di lavorare sulla mia invenzione, ma invano. A tutt'oggi non riesco a emettere un segnale che li possa distruggere. Ho cercato di farlo con l'aggiunta di questa antenna sulla bobina. Sebbene abbia migliorato la ricezione, l'emissione delle onde è ancora difettosa. Mi servirebbe un elemento appartenente al mondo stesso dei vampiri, ma non saprei dove cercarlo. Smonterò di nuovo l'apparecchio e rifarò i conti. Sono convinto che sia la nostra unica speranza. Beh, io qualcosa del vampiro ce l'ho. Sì. Quindi dovrei essere a posto. Proviamo. Bisogna ovviamente montare tutto nel modo giusto. Io ovviamente lo so a memoria perché l'ho memorizzato, ovviamente. Non è che sono una sprovveduta. Ok. Okay. Puoi già metterlo? Sì. Se è giusto, sì. Ti fa... Ah, ok. Se è giusto, se non è giusto, non ti fa impostare. Credo di no. Allora, vado a impostare così. Ok. Ci siamo. Poi, eravamo a posto o dovevi già... Aspetta che controllo. Questo mi ha sempre un po' fregato. Ok. Ok.
Allora è giusto, se no non me lo faceva fare. Sì, ma devi anche mettergli, mi sa, l'antennino. Sì, è quello che dicevo prima. Carica. No, veramente ho preso una mano bella. Ah, pensavo che la caricassi. No, credo che dovremmo farlo noi nell'inventario. Ok, quando sarà il momento, quando sarà giunto il momento. Spero che questa guida possa esservi utile, perché effettivamente è un Waltrow. Fiale o direttamente? No, devo fare così, mi sa. Carico. Ok, caricato. Bisogna utilizzarlo per... prima recepire, giusto? Sì. Recepire, esatto, le vedi? Onde. Lo sta facendo? Credo di sì. Almeno si spera. Ah sì, è diventato verde lì in basso a destra. Quindi adesso ti dà 7. Vedi, devo impostarlo a 7. Allora, nella mano... sì, ovviamente. No, scusa, non lo ricordo. E bisogna stavolta trasmettere. Sì, quindi devo premere qua. Ok. Non va. Sì. Sì, sembra di sì. E abbiamo scacciato i topi, i ratti. O disintegrati, non so bene. No, perché se andiamo a vedere a destra, vedi che ci sono, li abbiamo solo scacciati. Niente violenza sugli animali. Ah, sono sempre cose virtuali, finte. Sì, vabbè. Ricordatevelo, in un videogioco c'è la sola finzione. Io vado spedita perché lo so e non dobbiamo sprecare tempo per nulla. Abbiamo quell'affare da mettere lì. Sì. La chiave. Dimmi di sì, ok. Un rumore della miseria per una chiave. Ma quanto è bello questo gioco, in effetti. Molto bello. Quanti ricordi. Ok. Quindi di lì o di là? Di qua, mi sa, vero? Non ci siamo ancora stati. Non mi pare di averlo visto. Sì, è per forza questo. Sì, è quello delle asse. Ok. E ne usa solo una. Ne abbiamo preso tante, ma ne usa una, giustamente. Mi però potevano farlo meglio, Ma guarda dove siamo. Ok, allora qui adesso dobbiamo tentare di nuovo di passare nel passaggio che Dracula... Senza perderci, senza. Allora. E per farlo, vi ricordate che quelle statue ci avevano buttato giù l'altra volta che ci abbiamo provato? Sonia dovrà fare in modo di disattivarle, romperle. Sì, però prima facciamo magari questo. Ok, vai. Ce l'aveva detto Hopkins che l'aveva messo qui. Già. Allora, quindi torniamo indietro. Se ti ricordi più o meno dove stavano. Io qui bazzico proprio non mi ricordo niente. Mi sa tanto. Non sai cosa fare. No, per non perdermi dico, perché... Ma guarda, alla fin fine è difficile allora da trovare quelle lì. Sì, mi pare che... un po' me le ricordo, diciamoci la verità. Spero solo di azzeccarle. Allora, mi pareva che una fosse qua, quindi... Anche perché potete capire che siete nel posto giusto perché si illumina la radiolina di verde. Già. Anche se forse noi avremmo la nostra faccia sopra, quindi non potrete vederlo. Quindi... Lo so che una è da queste parti, ecco, vedi? Ecco, ok. Me lo ricordavo. Quindi, ok, ha recepito il segnale, infatti 6. Mi dice di impostarlo al 6. È un po' macchinoso perché... Io ci ero andato fuori qui senza soluzione. Non le trovavo. No, io dai. Credo di conoscere questo gioco abbastanza bene, quindi non è che mi blocco spesso.
Vado infatti un po' per ricordo che una testa era di sicuro in queste colonnine, una. Intanto lo carico. Ma fa tutto da voi? Io credo di sì. Poi se non va fatto. Ecco, vedi? Ok, sì. Meno male che te le ricordi tu, perché se aspettavi me, Ma più o questo. meno. Allora, impostiamo al 4. Così. Vandali, siamo dei E poi c'è vandali. ancora, guardate bene. Ovviamente non le hanno effettivamente tolte. Vabbè, oh. Accettiamolo. Allora, non vorrei confondermi perché essendo che il gioco non te le toglie, non voglio confondermi e andare a cercare sempre le stesse. Quindi prendi un punto di riferimento. Può essere questa? Sì. Speriamo che non l'abbiamo ancora Sì, fatta. sì, sì, sì. Non l'hai ancora fatto. E ci proviamo. Sì, effettivamente era questa che mi mancava. 9. Come ti scoppia? Addio. Ok. Ma c'è ancora, guardatela bene. Com'è bella, indistruttibile. E adesso possiamo andare, giusto? Sì. Accechiamolo. Accechiamolo. Non ci vedrà più. Oddio. Allora. Tutto giusto? Ok. Qua il codice ce l'avevamo Tada. scritto sul Il coso, sì. primo. Sì. Allora, 9, 2, Il sentiamo. rifugio segreto di Dracula si trova nella tomba del conte di Neuville. Potrete accedere alle stanze sotto la tomba digitando questo codice sulla serratura a testa di vampiro. Finito? Sì. Ok, grazie Hopkins. Allora, facciamo come dice. Ok, funziona? Come stiamo andando veloci. Ovviamente sapendolo. Beh. Opla. E scendiamo. Boh. Quindi un attimo che faremo un taglio per cambiare il disco. Ok, eccoci di ritorno. La vostra determinazione non servirà a nulla. Qualsiasi cosa accada, la vittoria è nelle mie mani. Non ci riuscirete. Liberate Mina. Giocatore di scacchi può forse giocare senza la regina. Solo un pazzo potrebbe pensarlo. Ovunque voi andiate, io ci sarò. Vi sbagliate. La fortuna prima o poi vi abbandonerà. Gli uomini hanno un'unica e breve vita. Ora che sono diretto di nuovo in Transilvania, ho la sensazione che sia l'ultima volta che affronterò questo viaggio. Se non riuscirò a ritrovare Mina e a distruggere Dracula, sono sicuro che morirò. A quale strano mondo sto andando incontro? Mi imbatterò di nuovo nella strega d'Orco? Ricordo perfettamente il senso di impotenza che provai quando rinchiuse me e Mina nelle soffitte del castello per poi consegnarci a Dracula. Pensare che avevo quasi rischiato la vita per ridarle i poteri. Chissà se una volta arrivato avrò veramente l'aiuto dei miei alleati. Mi ritornano in mente le parole di Dracula allo Styx e al castello. Non posso sperare nell'aiuto di nessuno, sarò abbandonato a me stesso e la vita di Mina è appesa a un filo. Metto la mia vita nelle mani di Dio e di San Giorgio. Possano sostenermi durante lo scontro. Ok. Io direi che può contare sul mio aiuto, visto che conosco bene il gioco.
Quindi non ti abbattere, Jonathan, non è il momento. Oh, ma guarda dove stiamo andando. Oh no, di nuovo qui. Sì. L'abbiamo già visto nel primo. Tutti i posti comunque mettono più o meno ansia, eh. Mamma mia. Allora, qui c'è l'altra porta. Andiamo direttamente qua. Già, dove va messo l'altro codice, che però stavolta non l'abbiamo. No, non l'abbiamo, per niente proprio. Però mi ricordo che questo diario ci aiutava anche per questo. Qua, giusto? Sì, esatto. Quindi ci faceva vedere questa leggenda con le fasi lunari. Sì. E bisognava prendere in considerazione il G, la lettera G. Ah. E nella G ci sono questi numeri, se guardate. Quelli là? Sì. Ah. E quindi sono quelli da inserire? Sì, dovrebbe essere così, adesso vediamo se funziona. Ci provo, non è che... Ancora leggendo. Sì, solo un momento. A te sei dimenticato. dai, non mi scrivo niente, è ovvio che... Poi non ho capito, quindi parto dalla G e... Verso destra immagino, verso il basso. Sì, è quello che vorrei capire. Presumo che sia 9426. Sì, sì, lo credo anch'io. Perché speriamo se... di non sbagliare. Vedete che c'è la G poi 9426 mi pare. Sì, 9426. Quindi dovrebbe essere quello il numero. No, credo di sì, scusa, eh. Non mi sembra che ci sia altra spiegazione. Prova. Yeah! Vedi che non era quindi complicato. 9, 4, 6, 2 messo. Sì, 6, 2. Perché nel libro c'è scritto 2, diversamente? 6, mi pare. Ma probabilmente perché dovevi seguire il giro così lunare, orario. Ah, no. Okay. No, allora ti è andata bene che li hai messi così, perché era giusto così. No, te l'ho detto che non me li ricordavo, quindi ho invertito, ma mi è andata bene così. Non ci stavamo una vita. Dovevamo trovare lì dietro della roba. Sì. Dove? Questi massi ti confondono. Sì. Ok, questi, martello e scalpello. E dobbiamo fare una statua a Dracula. No, non è proprio così. Mamma mia, che ansia sto posto. Ma questo andava spostato? Sì, con il... No, mi sa il piede di porco. Infatti... Infatti, perché hai scelto quello? Perché non ero sicura. Mannaggia, non mi fido mai. Fidati, la cosa più facile di solito è quella giusta. Mm-hmm. Allora, andava anche tirato? Mi sa di sì. Questo cos'era? Il detonatore? Andiamo. Non mi ricordo dove era l'altra roba. Oddio, qui c'era anche questo. Ok. Questo può essere? Sì. Ok. C'era il doppio fondo? Sì, 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 adesso lo faccio. No, un no, è solo che... Devo ricordare. Cos'è, una specie di ago? No, è un amo, forse. Non l'ho visto bene, sinceramente. Quello che comunque devi usare qua, la chiave. Era una chiave ma non strana. Si capiva, scusate, era lontano. Un ago. Va bene. Torniamo da questa testa inquietante, oddio. No. No, la prima volta che l'ho vista ho detto, ok, mi mangerà. Sta... Andiamo a mettere il detonatore. Non facciamo cavolate. Sì, dobbiamo farla saltare. Pensavo fosse chiaro, non l'ho detto, ma... Ok. Oh. Vai. Sì, al riparo. Che botta. C'era qualcuno dei nostri iscritti non al riparo, visto? Gli hai fatto saltare... Un occhio. Le sopracciglia. No, mi aspettavo più boom. Allora, qua si vede un po' poco, ma c'è da raccogliere. Sì, eccola. Gemma. Non perdiamocela.
Io mi ricordo che non la ricordavo mai nella versione PS1. No, dai, la grafica era peggiore. Oddio, che inquietante. Allora, qua c'è da usare quella cosa lì, però devi andare chiamare. Non è una delle mie parti preferite questa. Ok, e mettiamo l'occhio. Quella pietra di poco fa. Che è l'occhio? L'occhio mancante. Passaggio. E qui c'è un po' di cose da fare. Voi cosa ne pensate di questo posto? Ho ragione di dire che è inquietante. Poi la musica è molto suggestiva di questo posto. Non vediamo l'ora di andarcene. Ci vado già. Non so se c'è un ordine. Non qui credo. Prendo tutto. Se prendi la balestra. Allora questo. La balestra, c'era un cassetto. Ah. Ma che bello! Okay. Si saliva anche sopra? Sì. Yeah. Non ho visto cosa si prende. È troppo buio. Non serviva. Allora, dobbiamo trovare la cella aperta dove si potrà entrare. Sì. Eccola là. Bisogna trovare i punti giusti dove scavare. In mezzo a tutti sti corpi la gelidosi. La musica che mi mette ansia e fretta. Ma perché fretta? Non succede niente. Ok. Io, Kazan, grande ciambellano del principe Radu, ho ideato insieme ai miei seguaci un sistema che ti permetterà di trovare la tomba del mio sovrano. Tu che hai saputo come trovarmi, libera il mio maestro dal suo calvario e che Dio ti assista. Ok. Ok, e ce ne sarebbe un altro, giusto di punto dove... Lo cerco. Questo? Sì. Sì. Dobbiamo spostare i cadaveri. Mi spento. Ok. Abbiamo tutto? Ho l'impressione di starmi dimenticando qualcosa. Mi auguro che sia finito qui. Sì, adesso devi montare tutto il totem brutto. E ce ne andiamo di qua. Mamma mia. Sì, non lo trovo un attimo. Forse ero andata troppo avanti. Minchia, è difficile trovare il cavolo. Con cosa devi iniziare? Questo? Adesso dovrò combinare, mi sì, sa. Sì, devi fare tutta la, la cosa insieme. Ok. Poi forse serviva anche la sì, lanternina. Sì, serviva la luce che dovevo ancora accenderla. Appiccia, appiccia. Dietro? Sì. Nel naso a questo. No. Vabbè. Peccato. Mia, la luce di una candela. A me piaceva quel ciondolo. Lo so. Che disgrazia. Che disgrazia, che disgrazia. Che facciamo? Ci salutiamo qua? Sai, penso proprio di sì. Quindi mi sa che ci fermiamo qua. Per il momento è tutto. Spero che anche questa puntata vi sia piaciuta. Mettete un commento, iscrivetevi se non l'avete fatto e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti da Sorelle di Tech, dal vostro Luca DNG e non perdetevi la prossima. Ciao ciao! Ciao ciao!